Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul mio canale, sono lo Stratega e vi do il benvenuto a un nuovo episodio della serie dedicata a Project Zomboid. Quindi, come sempre, riprendiamo dal punto in cui siamo rimasti la scorsa volta. Intanto vi lascio la intro, ci vediamo fra pochissimo e buona visione. Rieccoci, allora. 6:20, nebbione, 23° giorno. Ora, ci siamo appena risvegliati e oggi potremmo effettivamente non andare in giro perché abbiamo parecchie cose da fare. Abbiamo dei libri da leggere perché devo iniziare ad alzare alcune abilità che però non ci serve le cose, ci serve il libro, serve alzare elettrica, ci serve alzare. Volendo anche cucina, ma in realtà principalmente lavorazione metalli e quindi dobbiamo leggere. Elettricista 1, intanto leggi, siediti. E a sto punto intanto leggiamo tutto il libro, visto che comunque c'è il nebbione, no, mica che nebbione, non sono assolutamente intenzionato a uscire. Poi dovremmo anche cucinare qualcosa perché non abbiamo più niente. No, di pronto, quantomeno di cibo ne abbiamo tanto, però ne abbiamo tanto non deperibile. E non abbiamo niente per ora di pronto, quindi veloci. Ok, 9:30 intanto abbiamo finito il libro di elettrica, questa è tanta roba. Dovremmo anche rubare una nuova libreria. E direi iniziamo a smantellare tutto qua, tutta la roba elettrica. Almeno fino a livello nuovo, quindi smonto orologio digitale di tutto. Come facciamo in fretta? Elettrica però sale abbastanza lentamente, siamo a un terzo. Siamo a un terzo, abbiamo telecamera, tutto, radio, tutto, cuffie, tutte. Come siamo messi? Madonna, siamo neanche a metà. Allora, walkie talkie 1 lo terrei come il controller, auricolari, smonta. E smonta anche queste torce. Ah, ah. No. Una me la tengo, se no mi smonti anche la mia testina. Ok. Questa. E questa. Smonta torcia 1. Ok. Perfetto. Ora facciamo così e questo lo rimettiamo dove serve, ovviamente. Quindi qua. E siamo ancora a metà, eh? Sì. 76 su 150. Questo potrebbe essere un problema perché onestamente io non so dove andare a smantellare tutta quell'altra roba, ma qui ho giusto una radio, poca roba, ma facciamolo. Radio, smonta. Poca roba anche questa, ma sempre qualcosa in più che schifo non ci fa. Ora, questo rimettiamo via tutto. Cacciavite, via. Ok. E sto manganello da dove arriva? Da dove arriva? Via. Ora, quello che vorrei capire io è, ma domani ci staccano mica la corrente? Intanto prendi una pentola, anzi prendi tutte e due le pentole. E riempile d'acqua. Qui l'acqua sta iniziando a finire. Sta iniziando a finire. Quanto ce n'è? 62. Non sta iniziando a finire. È praticamente finita. Ok. Allora. Aspettate. Non si fa da qua. Si fa da qua. Così. Patate, patate, patate. Eccole qui. Ok. Poi. Patate ancora. Ok, tanto qui ci dice la trasmissione, poi ci metterei una lattina di birra, poi aggiungerei dei fagioli e volendo dei ceci, dai, facciamo una bella zuppa di patate e legumi con un po' di birra. E facciamo lo stesso qua, quindi patate. Scusami, eh. Ok.
patate, questa mi sa che viene più leggera, ma va bene. Non mi sembra che stacchi, me lo sono un po' perso, ma va bene così. Ah, qui potrei anche aggiungere il salmone. Dai, patate e salmone. Patate e salmone. E gli aggiungiamo lenti, fagioli, piselli. Piselli. E mi manca giusto le spezie, quindi pepe, sale. Che non va tagliato, e un po' d'olio d'oliva, che neanche quello va tagliato. Poi pepe, sale e olio d'oliva. Ottimo, dai. 1 e 2 dentro. Accendiamo. 1 da 82, 1 da 46. Quello da 46 non è il massimo, ma va bene. Va bene uguale. Intanto, mentre va, fasciatura qui, questa sta finendo. Posso fare un ride per andare a recuperare dell'acqua in giro, però speravo piovesse, onestamente, perché è un po' un problema. Mammiferi qua. Pesa 0,1, magari ha rubato il posto a un fiammifero, probabilmente. Qui come siamo messi, stanno andando entrambi uguale, ok. Tanto vediamo ancora una trasmissione, così mi faccio un'idea se mi sono perso qualcosa. Non credo, ma nel dubbio. Invece sì. Interruzione temporanea delle trasmissioni, ho letto. Maltempo, sì, bene, bene, bene. Potrebbe piovere. Anzi, dovrebbe piovere. E questa è tanta roba. Tanta roba. Ok, allora. 4 ciotole per entrambi. Anche questo, se mi dici farle entrambi, falle entrambi, scusa. Ok. Tanto mangiamo. Queste due pentole a sto punto posizioniamole una e una due. E quando si metterà a piovere, poi riempiremo tutto. Riempiremo tutto e scodelle, iniziamo a mettere via anche le scodelle. Sono già le 12:40, eh? Sì, ma oggi non credo che gireremo molto. Forse è giusto le case qua vicino, però vorrei anche vedere, per esempio, qui cosa ci rimane come cassette. Falegnameria, cucina, cucina. Però entrambi, 2, 4, no. Falegnameria va bene, guardiamolo pure. Cucina vorrei prima guardare il coso. Vorrei prima leggere il libro. Anche se cucina quanto siamo. Eh sì, siamo giusti precisi. Play, scusa, me lo stavo dimenticando. Siediti. Dammi un po' di falegnameria. Di carpenteria, sì, vabbè. Ok, perfetto. A sto punto spegni. Via la cassetta. E una cosa che farei. Queste qui non mi ricordo dove ho messo quelle lette, forse qui? No, dove cavolo avevo messo quelle viste? Chi se lo ricorda? Forse le ho buttate. Forse le ho direttamente buttate. Potrebbe essere. Andiamo a buttarla questa nel dubbio. Ok. E poi quello che vorrei fare ora è leggere cucina. Perché vorrei provare ad anticipare. A cucina 3, sì, giusto. Vorrei provare ad anticipare lo stacco della corrente. Oggi sì, sarà un video abbastanza breve, penso. Finirà la giornata velocemente, ma abbastanza noioso. Così è più veloce. E soprattutto ho ancora un pacco di roba da scaricare che non ho fatto. E il problema è che sono già le 7. Finché non si stacca la corrente va bene. Ok.
Via. Bevi. Dobbiamo alzare il peso. Dobbiamo alzare peso. Dobbiamo alzare peso. Cosa ci è rimasto? Maionese. Ci aumenta la noia a manetta, però sono un botto di calorie. Un quarto. Come se la cava con un quarto di maionese da solo? Niente, cambia un cazzo. Veramente? Madonna. Mangia tutta la maionese allora. Un vasetto intero, ok, almeno sale un po' il peso. Via. Via anche questo. E una freccettina in su è meglio che niente, ovviamente. Qui poi bisognerebbe tagliare un po' la barba. Potrei farlo già adesso. Facciamola. No. No. Rasata, dai. Ogni tanto ci vuole. E anche i capelli li facciamo. Riga a sinistra, dai. Perfetto. Indossa pure. Indossa due mani. Mettiamo via le forbici. Ora, questi fiammiferi qui. Ora, siamo già assonnati. Beh, sono le 21. Ci sta, eh. Ci sta. Ci sta. E ora ci guardiamo questi due spettacoli di cucina. Guardiamo questi due spettacoli di cucina, così almeno ci facciamo un po' di esperienza. Tanto qua abbiamo preso il livello, no? Cioè il livello, abbiamo preso il bonus ai punti esperienza, assolutamente sì. Play. Perfetto, cucina. E aggiungiamo anche questo ora. Ok. Episodio 2, episodio 7. Via. Perfetto. Beh, abbiamo preso anche un livello addirittura. Anna, abbiamo 2 di episodio 2 e 2 di episodio 7. Ma che palle. Cioè, va bene, spegni. E domani mi sa che attaccheremo il generatore, giusto per sicurezza, per averlo già pronto. Però quello che spero è che si metta a piovere. È che si metta a piovere. Fammi vedere qui come siamo sempre una freccetta in su. Ok. Ottimo. Allora, cos'è che potrei fare? È già quasi mezzanotte, però potrei fare qualcosa. Tipo, potrei vedere che cos'altro c'è da leggere. Fammi vedere. Carpenteria 2, 4, quasi 6. In realtà aspetterei. Lavorazione metalli. Mi servirebbe un lavorazione metalli 2 o un... Beh, meccanica anche in realtà 2. Lavorazione metalli 2 non ce l'ho. Ottimo. Meccanica 2 ce l'ho. Quindi prendi uno. Mettiamolo davanti. E leggeremo, ma non oggi, perché è già mezzanotte. Questo lo mettiamo qui così almeno ci abbiamo tutto insieme. E qui poi dovrei fare un po' di pulizia anche, perché qua ci abbiamo tante schifezze. Scusa, ma qua c'è ancora spazio? Sì, non molto. Non molto. Qui no. Ok. Va bene. Dai, direi che va bene così. Questi li andiamo a mettere nella roba elettrica. Roba elettrica che non abbiamo altro da smantellare. Questi li mettiamo poi prossimamente, quando facciamo la live. Direi che va bene, dai, mezzanotte e 20. Questo video è durato veramente poco, ma ci sta, perché abbiamo fatto tutte cose che abbiamo velocizzato a manetta. E ci prepariamo il nostro bel diarietto.
1 agosto 1993. Una bella giornata al sicuro, per una volta, è stata molto piacevole. Oggi ho letto, guardato programmi educativi, sistemato un po' casa e cucinato anche per domani. Non potrà essere così per sempre, ovviamente, ma una volta ogni tanto è un rinvigorente per l'anima. Speriamo duri. E detto questo, dopo questo brevissimo video, ci vediamo al prossimo. E ricordatevi di mettere un bel mi piace, sostenere la serie e se vi interessa una serie tutorial commentatemelo qua sotto, visto che lo state già facendo nei video precedenti e potremo farla, vedremo. Grazie come sempre e alla prossima. Ciao ciao.